Domenica mattina facciamoci una bella partita a dadi, una partita ovviamente virtuale, signori e signori, me contro te, e non c'entrano niente i youtubers. Ok, signori e signori, ho pensato di scrivere esattamente da questa parte me contro facciamo voi, perché se così almeno evitiamo di mettere me contro te. 0-0 la partita, signori e signori, parte la partita, sapete come si gioca, ovviamente si lanciano i dadi, si sommano e la somma di 6 più 5, in questo caso 11, si segna 11, il primo che arriva a 21 vince. Quindi, signori e signori, ma prima di iniziare la partita ci vuole ovviamente un matecito in questa domenica mattina. Auspicia este momento, yerba mate Tarawi, se vuoi bere anche tu il mate puoi bere, link in descrizione. Ok, signore e signori, parte la partita, eccolo qui, 1 e 1, 2 dadi, si mettono là dentro, si agita la partita, comincia la partita, 0 per Samansito, 0 per voi, inizia la partita, signore e signori, sta per iniziare finalmente, il mago agita, agita i dadi, agita i dadi, agita i dadi, bilancia i dadi, ovviamente ci sono... No. Aspetta, mi si è incollato uno, si vede che questo non c'è tanto tubo. Ok, riparte la partita, ora sì, signore e signori, parte la partita ufficiale 1-1 dadi, lanci i dadi, si sommano i punti, primo punteggio è per, ovviamente per me. Ah, dobbiamo fare così, facciamo così, lancio la cosa, se esce testa il punto va per voi, e se esce croce il punto va per me, è uscito croce, quindi il punto va per me. Quindi il primo punto è per Samasito, riparte di nuovo, incominciamo, ora sì, agiti i dadi, e questa volta... No, allora aspetta un attimo, perché non è possibile, questo terzo non c'entra niente, forza, dai! Non si può iniziare sempre così, dai, domenica mattina, non mi fate arrabbiare già da adesso. Fatemi almeno segnare un punto. Agiti, dadi, agiti, dadi. E ora sì, signore e signori, va. No, vabbè, io non ce la faccio così, dai, non si può giocare così. Sono due i dadi, non tre, non tre, dai, forza. Ma com'è possibile? Scusa, uno, uno, due, e il terzo non c'entra un tuo, forza. Ho fatto anche rima, uno, uno, due, il terzo non c'entra un tuo. Ok, sono due i dadi, fatemi vedere. Sì, esatto, 1 e 1, 2. Ok, ora sì, signori, parte la partita. Ufficiale 0-0-0-0. Il primo punto ovviamente va segnato perché? Perché la monetita ha detto che era così. Signori, agiti i dadi, agiti i dadi, agiti i dadi, agiti i dadi. E ovviamente, no, no. Vabbè, io così non ci gioco più. Non ci gioco più. Non ci gioco più. Ok, due sono i dadi. Ma com'è sta storia, scusa? Un dado, là dentro, un dado. Ok, un altro dado e questi non c'entrano niente. Com'è sta storia? Se ci sono là dentro? Oh, sono due dadi, non so perché. Eccolo lì, tira il dado. No, non è possibile. Ma dove sono finiti? No, io così non posso giocare, ragazzi, basta. Non ci gioco più, basta. Ora sì, amici, benvenuti in questo nuovo video. Il mio nome è Sergio Starman e qui ovviamente non imparerai dei semplici trucchi, ma imparerai davvero la magia da un altro punto di vista. Ora vi spiego come sono riuscito a creare questa routine e questo singolo momento magico. Punto numero uno è l'interesse. Ho lavorato sull'interesse, cioè sono arrivato e non vi ho detto allora vi faccio vedere un gioco di magia, se no che sono arrivato direttamente cercando l'interesse da parte vostra, cioè creando una partita virtuale attraverso ovviamente gli elementi che avevo e quindi in questo caso era i dadi, no? I dadi, quindi era una partita a dadi, quindi il messaggio era molto chiaro. Quindi ricordatevi questo interesse, il messaggio era molto chiaro, voi non avete fatto fatica a capire che cose che stavo cercando di fare. Parte la partita e ovviamente non so se avete notato quello che ho fatto prima di incominciare, è stato questo. Ho detto voglio farmi, prima di incominciare la partita devo avere un mate, ok? Questo anche adesso lo avevo sul serio. Nel momento che io ho bevuto il mate, questa è stata la chiave che mi ha permesso di accedere a questo mondo magico. Come ben sapete, questo arriva da un classico, non da un classico sempre 3. L'unica cosa è che le ho cambiato il punto di vista. Perché? Perché normalmente il sempre 3 viene fatto così, in questa maniera, cioè si hanno tre elementi, ok? Si mettono due elementi in questo caso nel bicchierino, uno si mette nella tasca e ritorna ovviamente a essere sempre 3. Se ne mettono due, si mette questo qua nella tasca e ovviamente ritornano a essere sempre 3, ok? Io ho cambiato proprio il punto di vista di questo perché gli elementi che erano in gioco erano due, quindi il terzo elemento era l'intruso, ok?
Perciò capite quanto in questo che vi sto facendo vedere c'è l'interesse da parte vostra, c'è la chiave che mi ha permesso accedere a quel mondo magico e adesso subentra la coerenza. Guardate come i miei elementi sono coerenti uno con l'altro e soprattutto che le mie intenzioni sono quelle che mi permettono di creare questa magia, ok? Perché è tutto basato sulla mia intenzione e non sul trucco. Perché? Perché io ho dato importanza a quello che era il mio obiettivo finale. Qual era il mio obiettivo finale? Esattamente, giocare una partita a dadi con voi. Perciò guardate quanto è chiaro il messaggio e ovviamente ora ho dovuto trovare il modo di come creare questa magia, no? Perché? Perché normalmente uno ha sempre un dado di vantaggio, no? Cioè, è un passo avanti, no? Se io adesso ho un dado di vantaggio, mi capite? Ok? Quindi se io ho un dado di vantaggio, quando metto due in una specie di ciotolina, ecco qui, ora questo qua lo metto via, rimango sempre in vantaggio e ora faccio vedere che sono sempre tre. Quindi rimetto dentro, rimango di nuovo in vantaggio e ovviamente sono sempre tre. Ora però, dal mio punto di vista, ho cambiato le regole del gioco. Perché? Perché i dadi erano due, perciò se i dadi erano due, ok? Quindi quello che dovevo trovare è il modo di come creare quel terzo effetto per fare apparire un dado. E qui subentra quello che io chiamo la ricerca mirata. Quindi punto numero 3, ricerca mirata. Scrivetevi questo perché è fondamentale per la vostra magia. Il video di oggi. Stai aspettando? Se non l'hai ancora fatto. Non lo voglio neanche dire. Esatto, sai già quello che devi fare. Bene. Come potete vedere, la struttura di questo numero è di fondamentale importanza. Il video di oggi vale veramente 100.000 euro, perché sono 6 anni della mia vita che sto condividendo con voi gratis. Perciò gratis un tubo, 100.000 euro, però se siete in tanti possiamo fare 1.000 euro. Quindi vi lascio c'è una media di 100 visualizzazioni, quindi 100.000, quindi sono 1.000 euro. Quindi facciamo così, vi lascio il link in descrizione, PayPal, 1.000 euro a testa e siamo tutti felici e contenti. Così domani potete creare voi questo tipo di magia, d'accordo? O se non è questo tipo di magia, potete applicare i concetti di questa routine alla vostra magia per farla andare direttamente alle stelle e così potete salire su un podio e vincere un mega premio. E anche se non vincete un premio perché non salite un podio, non è un problema, ma quando farete la vostra performance sarà vincente! Ricerca mirata di che cosa? Ricerca mirata di come fare apparire un dado. Perciò faccio una mappa mentale, io le chiamo le 3M. Mappa mentale mirata. Perché mirata? Perché io devo mirare che cosa devo fare. Il mio obiettivo è far apparire un terzo dado. Perciò devo trovare il modo, il metodo. Chiamo tutti i miei amici, non me ne importa, fate un brainstorming con tutti i vostri amici, ma per una sola cosa. Come faccio a apparire, come faccio a mettere un dado qua dentro, un altro dado qua dentro, agitare e farne uscire tre? Come faccio ad arrivare a questo risultato? È questo che dovete ottenere. Ottenendo questo risultato e quella mappa mentale mirata che dovete fare? Dovete raggiungere questo obiettivo. Il vostro obiettivo è far apparire un terzo dado. Muy bien. La prospettiva, per compiere la prospettiva del numero, quello che è successo in questo numero in specifico che ho messo alla fine, perché non riuscivo a capire com'è che tornavano sempre tre, quindi metto un dado dentro, lo guardo lentamente, cioè lo guardo bene che ci sia dentro, metto il secondo dado, elimino tutti gli altri dadi e nel momento che ci sono tutti i dadi dentro, dico sono tutti e due, quando vado a rovesciare ovviamente spariscono tutti i dadi e questo compie con la prospettiva di questo numero, cioè la cosa più folle che poteva accadere in questo momento, perciò il tipo fa per scrivere, dice non riesco a scrivere, vabbè non ce la faccio più e si beve un mate e quindi vedete come la drammaturgia di quello che stava succedendo, la drammaturgia di questa situazione, io sono riuscito a compiere con la prospettiva, cioè ho compiuto chiudendo il numero che alla fine non, lui voleva capire com'è che uscivano i tre dadi, ma alla fine gli è sparito tutto e lui non ha capito niente e quindi finisce la storia. Bene, io spero di essere stato chiaro. Ricordatevi questi punti che sono di fondamentale importanza. Mi dovete 1.000 euro a testa perché questa classe ne vale veramente di più. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, scrivetemi nei commenti, metteteci un pollicione su o giù, quello che volete, ma basta che ci sia qualcosa. Così almeno facciamo esplodere l'algoritmo di YouTube.
e se per caso vuoi portare la tua magia al livello successivo, momento di pubblicità! Sezioni 1 to 1, vuoi portare la tua magia al livello successivo, vuoi creare questo tipo di magia per avere un numero vincente? Ecco qui, quello che devi fare, link in descrizione, iscriviti nelle sezioni 1 to 1 con il Mago Starman come lo stanno facendo in tantissimi. E ovviamente condividete questo video con tutti i vostri amici, facciamo crescere la nostra amata arte, la nostra amata magia! Perciò, cari amici, non dico altro che vi voglio bene e vi auguro una buona giornata. Da Starman Sito è tutto, ciao!